sotto al tuo telo nero, ci sei tu, la tua macchina fotografica e le tue idee. Posso toccarlo? Ho un progetto in mente veramente spaziale nel vero senso della parola. Benvenuti ragazzi e bentrovati sul mio canale Delice in Shot, dove parliamo di fotografia analogica. Ragazzi, oggi mi trovo in un posto molto 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 speciale con un ospite molto molto speciale. Ci troviamo a Nonantola, provincia di Modena, Emilia Romagna, e oggi sono qui con Alessandro Gibellini della Gibellini Design per scoprire un po' il mondo del grande formato, il mondo insomma dietro il marchio Gibellini, perché è uno dei marchi più importanti al mondo di macchine, banchi ottici e fotografia grande formato, giusto? Va bene, ti ringrazio. Per avermi dato questo onore ed onore. E Gibellini nasce in una maniera del tutto casuale. Okay. Cioè, io stavo studiando ingegneria civile all'università e un giorno mio padre mi regalò, diede proprio in uso la sua macchina fotografica a pellicola, la Pentax K1000, di cui non sapevo assolutamente niente di coppie, tempi, diaframmi, esposizione, rullini, assolutamente nulla. Subito caduto in tentazione, in amore per questo oggetto. Parto subito carichissimo, dico andiamo, faccio il viaggio di Capodanno con la reflex a pellicola. Vado, carico il primo rullino, convinto di fare delle foto meravigliose. Arrivato per lo sviluppo, mi dice il fotografo, guarda che non c'è dentro nulla. Ho detto, ma come non c'è nulla? Ma sono bruciate, sono sovraesposte. Fa, no, non hai caricato il rullino, avevo montato il rullino al contrario. Quindi invece che armare e caricare il rullino, si era scaricato dal primissimo fotogramma. Quindi gli ho detto, no, non è possibile. Vado, compro 10 rullini, sono uscito, ho fatto tutte le fotografie del mondo possibile immaginabile, considerando che lo sposimetro non funzionava, per cui mi ero tutto studiato un po' la regola del 16. Fatto sta che le foto vengono, mi è piaciuto talmente tanto che ho detto studiamo, approfondiamo un po' la fotografia, come funziona a lato pratico e a lato teorico concretamente. Arrivo a studiare le macchine medio formato, quindi Rolleiflex, Hasselblad, tutto molto bello, finché non trovo queste macchine a soffietto. Fantastico, invece che comprarne una, ho detto, ma dai, ho capito i funzionamenti del far su e giù, destra e sinistra, un po' di basculaggi, facile, avanti e indietro, facilissimo, la costruisco. Okay. Quindi mi ricordo proprio ad ingegnere che ero lì che mi facevo i miei disegnini, mentre che mi parlavano di analisi 2, analisi 3 e tutto, facevo i miei disegnini a mano e ho detto, vabbè, oggi pomeriggio vado e compro il materiale, quindi i legni, i pezzi di alluminio da piegare, tutto. E la sera era fatta la macchina. La cosa un po' particolare è che come vetro non mi ero fatto fare un vetro smerigliato per la messa a fuoco, ho utilizzato la carta da forno. Sì. La cosa mi ha appassionato talmente tanto che ho iniziato a fotografare in 4x5. Un po' non la usavo tanto perché comunque stavo studiando, ho detto proviamo a venderla. Ma così quel prototipo lì che avevi costruito? Sì, quel prototipo lì che è poi questo qua. No! E ce l'abbiamo proprio qui, l'abbiamo. L'ho tenuto, rarissimo che io tenga delle macchine fotografiche, è veramente rarissimo, considerando che io non ho una Gibellini, quindi... Così, non hai una Gibellini, non possiedi... No, non possiedo Gibellini, non possiedo una propria Gibellini. E questo qui è stata la primissima Gibellini 4x5, enorme ovviamente, certo, per il formato, però... Vedi che alla fine sì, il principio non dico che è semplice, ma è... No, il principio in realtà è veramente basilare, semplice. Sì. Cioè, una macchina fotografica è una scatola che fa avanti e indietro per la messa a fuoco. Poi dopo ci si vanno ad aggiungere movimenti che creano degli effetti sulla pellicola. Mm-hmm. Però sono tutti effetti visibili, quindi decentramenti, orizzontali, verticali, anteriori, posteriori, basculaggi su entrambi gli assi. Inclinazioni. Esatto, tutte diverse. Le inclinazioni creano tutti degli effetti sulla fotografia, che sono fortunatamente tutti quanti visibili comunque dal... Okay. Quindi non c'è niente di... casuale, tutto quanto assolutamente a discrezione del fotografo. Da lì ho provato a mettere in vendita, mi arrivano tantissime richieste. La voglio, me la fai in 8x10? Sì, certo, come? Ah. L'ho fatta in 4x5 e la riesco a fare anche in 8x10, insomma ci si studia sopra. Me la fai che si chiude, quindi folding? Sì, certo, quindi mettiti lì, studia, vedi come fare. Poi dopo iniziando ad arrivare anche ordini magari dall'America, dalla Cina, un po' da tutto il mondo, c'è stato proprio una ricerca, uno sviluppo importante dietro. Infatti di qua vediamo questa qua che è la primissima, poi lì abbiamo la primissima 4x5 folding, quindi già uno stile completamente diverso. Aspetta un attimo, che cosa significa folding? Folding vuol dire chiudibile. Perché questo non è chiudibile. Questo non si chiude, questo è un vero e proprio banco ottico. Ok. Come okay. Principio ovviamente. Perché non si può... Non collassa e non è folding okay. Da portarsi in giro. Ah ok. Quindi sono quelle prettamente da studio, ecco. Mentre le folding okay. Camera
sono più compatte, più leggere, più trasportabili proprio per essere utilizzate in nel giro. Campo, mm-hmm. sì, in giro, okay. E non solo in studio. E questi che anni erano quando hai cominciato a costruire? La primissima era il 2013. Quindi tanto tempo dopo il digitale, cioè ormai utilizzavamo gli smartphone, le sì, assolutamente. E, però sei riuscito comunque a trovare una fetta di mercato estremamente interessata. Sì, un mercato di nicchia sicuramente nell'ambito della fotografia. Uh-huh. Già la fotografia analogica è una nicchia, il esatto. grande formato è la nicchia della nicchia. Sì, sì. Okay. All'inizio proprio c'era uno sviluppo talmente rapido uh-huh. della tecnica e della tecnologia con cui realizzare i prodotti e uno studio così focalizzato sulla la massima precisione, attenzione al dettaglio. Per anni ogni gibellina era diversa da quella precedente, pur essendo lo stesso modello. Okay. Poi dopo invece okay. si è standardizzata la produzione e da lì ci sono poi i modelli attuali che invece sono uno uguale all'altro. Dalla macchina prima alla macchina dopo, in che modo sono migliorate? Sì, esatto. A seconda delle richieste dei clienti oppure a seconda di tue entrambe tue le cose, entrambe le cose. Sicuramente i clienti che erano quelli che sul campo li utilizzavano, sai, essendo okay. un brand appena nato proprio, mm-hmm. e hanno aiutato molto dicendo devi magari migliora qua lo scorrimento, il pomello, e le misure, la compatibilità con altri accessori, quindi quello li ha aiutato molto proprio in questa profonda analisi di ricerca e sviluppo. E poi c'è stata una grandissima ricerca e sviluppo per quanto riguarda la tecnologia, quindi i materiali. Okay. La tecnica Modena ci ha aiutato molto in questo, perché essendo che siamo nella Motor Valley, quindi certo. un ambito di lavoro veramente competitivo per quanto riguarda l'automotive, mm-hmm. siamo stati aiutati da tutta la realtà che ci circonda per avere questo sprono nel ricercare sempre un materiale migliore, una tecnologia migliore per realizzare un determinato componente, cercando proprio un design particolare, una cosa unica e soluzioni meccaniche uniche che rendessero il prodotto Gibellini un qualcosa di diverso da quello che c'era attualmente. E infatti mi chiedevo, alla fine il meccanismo del banco ottico immagino sia sempre lo stesso, è sì, abbastanza sì. lo stesso, quindi cos'è che le tue macchine differiscono rispetto alle altre? Cioè perché sono così speciali? La primissima cosa è il design, la cura dei particolari. Okay. Ogni singolo componente è proprio studiato e realizzato appositamente per il prodotto, per la macchina. Okay. E poi la ricerca dei materiali per fare un prodotto molto leggero, compatto e molto stabile. Mm-hmm. Con anche dei cuscinetti, degli scorrimenti studiati apposta per realizzare tutti certo. quanti i movimenti nella maniera più fluida e pratica possibile, per rendere più agevole la foto al fotografo. C'è un'estetica dietro. Sì, la cura dell'estetica è veramente la ricerca dell'estetica per eccellenza, è uno dei mantra Gibellini proprio. Okay. Ecco. E poi c'è l'assoluta personalizzazione del prodotto. Quindi okay, esatto. la colorazione dell'alluminio, l'anodizzazione, la pelle, la cucitura della pelle, il colore del soffietto, il colore dei pomelli, i materiali, tutta questa combinazione porta a far sì che ci siano più o meno 4-5 mila combinazioni possibili su una macchina standard sì. e andiamo ad 800 mila sulla nuova macchina per i dorsi digitali. Questo qui è il modello GP, che è il nostro cavallo di battaglia, dove appunto la ricerca del dettaglio qua è veramente esasperata per rendere proprio tutto quanto il più particolare possibile, il più unico e distinguibile. Questa poi è l'edizione GP Titanio. E questa è una folding che si chiude esatto. su se stessa. Questa qua si chiude su se stessa, tipo valigetta 24 ore, te la puoi okay. mettere tranquillamente in uno zaino e andare a fare un'esplorazione fotografica anche in montagna. Cioè abbiamo clienti che ci sono andati sull'Himalaya, in Mongolia a meno 60 gradi e il mese dopo nel deserto a più 50 gradi. Mamma mia. Beh, effettivamente essendo macchine del tutto analogiche non hanno tutte le problematiche che può avere una macchina digitale. Diciamo che la problematica quale può essere sul negativo, quindi uh-huh. se tieni il negativo in situazioni calde poi dopo esci al freddo ovviamente può fare condensa certo. e se è molto freddo e non è stato lubrificato con un grasso speciale l'otturatore si potrebbe bloccare l'otturatore okay, dal freddo. Va bene. Però queste macchine sono fatte apposta per raggiungere queste sì, situazioni sì, la estreme. Macchina nessun tipo di problema proprio. Pazzesco. E questo design è stato studiato per qualche motivo particolare? Diciamo ispirato molto alle forme delle ali degli aerei, okay. quindi che sembrasse proprio penetrare l'aria
quindi ci sono tutti questi profili all'aria, goccia in tutti quanti i componenti. E questa lavorazione qua a livello meccanico è estremamente più complessa rispetto a fare un prodotto rettangolare, perché per fare semplicemente questo componente qua ci vogliono magari 7 ore di una macchina che fa centesimo dopo centesimo l'avanzamento. Sì. Tutte le superfici curve a livello meccanico rendono tutto molto più bello, affascinante, ma drasticamente più complesso da produrre. In questo modo è resa anche più leggera. Ogni singolo pezzo viene studiato per tirare via i grammi necessari e sufficienti per far sì che la struttura risulti stabile, ma al tempo stesso molto leggera. Ci fai una panoramica su come funziona un banco ottico? Assolutamente. Perché sì. Allora, adesso lo vediamo già in posizione aperta, chiamiamo a zero. Okay. Quindi è in posizione zero, quindi è stata aperta, è stata montata l'ottica e tutte quante le livelle sono in posizione zero su entrambi gli assi. Quindi il piano ottico e il piano focale si possono muovere e interpolare fra di loro. In modo indipendente. In modo indipendente. Ci sono più o meno 18 gradi di libertà. Cosa vuol dire? Ciò fa sì che abbiamo le traslazioni laterali, ad esempio sull'asse anteriore, che sono queste qui, che corrono tutte su dei cuscinetti. Ma com'è bella vederla anche, che si muove. Poi abbiamo i decentramenti sull'asse. Abbiamo i bascolaggi, scusa. Abbiamo i decentramenti verticali. E i basculaggi invece del piano ottico. Wow. Quindi tutte queste movimentazioni qua le possiamo andare a interpolare fra di loro. Quindi in questo modo qua riusciamo a comporre proprio l'immagine come vogliamo. E ce l'abbiamo sia all'anteriore che al posteriore. Quindi vediamo, replichiamo i basculaggi, replichiamo le traslazioni, gli avanzamenti per correggere il fuoco in maniera rapida e il basculaggio anche del piano focale. Ok. Tutta questa roba qua poi dopo viene corretta con la messa a fuoco ad azionamento posteriore. Messa a fuoco. E come vedi riesci veramente a giostrare la fotografia, l'immagine, la tua composizione come vuoi. Poi abbiamo il sistema di aggancio e sgancio dell'obiettivo, okay, che è fatto in maniera automatica. Come sembra facile da utilizzare, vista così? In realtà è semplice, cioè, da utilizzare, non è una cosa. È che forse mette un po' di soggezione. Mette molta soggezione alla grandezza, esatto, questo studio che c'è da fare. In realtà, quando sei tu sotto al tuo telo nero, ci sei tu, la tua macchina fotografica e le tue idee. Che bello. E riesci ad essere veramente. Riesci a fare una composizione molto migliore rispetto a quello che potresti fare semplicemente guardando attraverso un oculare con una macchina reflex normale. Ci sta, è vero, anche perché qui ti viene proiettata la considera la foto, che qua abbiamo un negativo di 20x25 centimetri. Già normalmente non si stampano questo le foto. Questo sono 20x25 centimetri, quindi 8x10 pollici. Questo è il sistema di caricamento dello chassis, okay, che è un sistema che c'è solo su questa macchina dove c'è azione e reazione nello stesso punto. Quindi lo studio e lo sviluppo di questa camera qua è stato veramente importante. Così abbiamo 4 pistoncini che vanno a pressare lo chassis con dentro il negativo in una maniera uniforme su tutto il perimetro. Una delle problematiche di tanti banchi ottici è che magari calibri perfettamente lo scatto, poi nel momento in cui vai ad aprire lo chassis, esatto, vai magari la si lastra, muove la macchina, esatto. E questo è quello che ti dicevo prima, appunto, della ricerca e lo studio di ogni singolo componente per evitare, facilitare al fotografo la fase di ripresa. Tu scatti in grande formato su banco ottico? Sì, perché ovviamente non tanto quanto vorrei per mancanza di tempo, però sì, ho fatto anche una mostra per il Festival della Filosofia a Modena 2 anni fa, un'altra mostra per fotografia europea. Tutto fotografando 8x10, se io devo fotografare 8x10. Quindi allora tu disegni e costruisci tutta la parte del meccanismo. Posso toccarlo? Sì, posso toccarlo. Certo. Del meccanismo, le lenti invece sono sempre. Le lenti solitamente sono fornite dal cliente. Questa macchina, ad esempio, può montare diversi tipi di lenti, da quelle antiche in ottone alle più moderne Rodenstock, dal grandangolo al teleobiettivo. Questa qui è la posizione standard, più o meno per un 360 mm. Di obiettivo, dici? Sì. Ok. Il normale,
quindi il famoso 50 mm di una full frame, su questo formato qua il normale è un 300 mm. Il 360 è paragonabile a un 75-80 mm, è l'ottica principe da ritratto. Visto che mi chiedevi com'è che si chiude, ora ti faccio vedere in quanto tempo effettivamente si riesce a chiudere la macchina. Oddio, che ridere. Diventa sottilissima. Sì, sono più o meno 12 centimetri. E qua la macchina, vedi, è pronta per essere messa nello zaino e portata in giro. E per questo si chiamano folding cameras. Esatto, che si chiudono. Perché sono chiudibili. In un video di 10 anni fa, di qualche anno fa, che tu hai fatto da New Old Camera, sì, avevi detto che la ricerca dei prossimi anni si sarebbe focalizzata soprattutto sul materiale, mentre invece il disegno, il concetto era... Tatto dato per assodato. Esatto, secondo te era arrivato, era finito. È stato così? Assolutamente no, perché non mi riesce a tenere fermo, soprattutto per quanto riguarda il design, è impossibile. Ok. Da grande anche appassionato di design di arredo, di case, auto, tutto quanto, cioè quello che riguarda il bello ne faccio proprio una malattia, ecco, su questa ricerca qua. Okay. E quindi c'era questa ricerca del materiale, ma in realtà era una cosa molto più profonda, proprio un cercare di fare la macchina fotografica come la mia macchina fotografica, internalizzare proprio ciò che provavo sul prodotto che realizzavo. Ok. E secondo te le persone che comprano da te condividono questo? Secondo me è proprio per questo motivo, esatto, che vengono apprezzate, perché vedono proprio la passione e meticolosa sull'oggetto, ecco, nella ricerca dell'oggetto. Poi avendo una macchina appunto, un banco ottico, quindi magari c'è una volontà di creare delle foto diverse dal solito, c'è una volontà narrativa del fotografo, e quindi magari nel momento in cui ti arriva una macchina del genere riesci a entrarci anche, riesci ad esprimerti meglio, esatto, sì, con le macchine, sì. C'è anche una ricerca di feeling proprio con, esatto, la un feeling col proprio sistema, con la propria macchina, okay. Esatto. Quando ho studiato la tua storia c'era scritto che eri ingegnere, e quindi ero convinta fossi appunto ingegnere meccanico, ingegnere, invece no, ho scoperto che eri tutto un altro tipo di ingegnere. Sì, che fra l'altro, visto tutto l'ambaradama che ha preso su con la Gibellini, io ho lasciato due esami. La laurea di ingegneria ha due esami mancanti che ho ripreso adesso, perché ho detto li devo riprendere, perché non è possibile, due esami, una fatica terribile per fare questa ingegneria civile. Però sì, completamente diverso ingegneria civile, proprio completamente diverso, certo, dalla meccanica, dove sono finito, di assoluta precisione, dove ci sono accoppiamenti, soprattutto nella nuova macchina medio formato per dorso digitale, abbiamo degli accoppiamenti dove ci sono un centesimo di tolleranze per far sì che funzioni tutto quanto il sistema. Il fatto che hai studiato ingegneria ha intaccato la fotografia, il modo in cui fotografi? Secondo me non il modo in cui fotografo, ma la forma mentis che ti dà. Ok. Quindi proprio lo studio e l'analisi e il problem solving che ci può essere, la risoluzione dei problemi su determinate situazioni, proprio di stabilità, di precisione, quindi la ricerca massima di come risolvere un problema a livello proprio meccanico e ingegneristico. Ok. Il design che tu vai a fare è direttamente proporzionale alla funzionalità della macchina, oppure a volte ti lascia andare a delle idee estetiche? No, tendenzialmente quando progetti sempre dalla meccanica. Ok. Quindi meccanicamente il prodotto deve funzionare. Certo, sì. Cioè, quindi parti dal quadrotto, dallo scatolotto, dici queste sono le misure fondamentali, basi per far sì che il sistema funzioni. Mm-hmm. Poi dopo da lì dici, ok, ora come lo faccio Gibellini? Come lo trasformo in una Gibellini? Okay, ok. Come faccio il quadrato che diventi un prodotto, diciamo, riconoscibile a livello mondiale per stile rispetto a quello che è Gibellini. Ok. Quindi da lì invece c'è dopo tutta la ricerca estetica su ogni singolo componente. Ok. E peraltro una cosa che mi ha colpito delle tue macchine fotografiche è che, pur essendo banchi ottici, che sono molto a livello sono molto legate, non so, un fascino un po' antico, in realtà le tue macchine sembrano molto contemporanee, molto futuristiche, esatto, sì. Anche futuristiche, perché in realtà una delle mie domande sul design appunto dei banchi ottici era: non è che
sembrano un po' antiche, non sono un po' relegate a quella cosa antica. Succede sempre anche con i miei clienti, però quando capita a me mi vedono in giro con questa macchina, quindi piazza il cavalletto, vai sotto al telo tendenzialmente, tutti mi dicono come quelle di una volta, esatto, oppure come quella degli Aristogatti, come quella del Far West, esatto, sempre, ma guarda te la macchina di una volta, ho detto no, in realtà questa è stata assemblata la settimana scorsa, esatto, e siamo in test per verificare che sia tutto perfetto. Glielo vai a spiegare e dice guarda che sono attuali, vengono ancora utilizzate, certo, certo, quotidianamente da, da fotografi professionisti più o meno amatori, mm-hmm, piuttosto che il grande professionista di New York che la utilizza per fare servizi di moda, ecco, certo, cioè già per loro secondo me la gente normale per vedere una reflex è strano al giorno d'oggi che hanno i telefoni e ti chiedono, sì, sì, ma perché usi quella lì che è obsoleta ormai con i telefoni, figurati una cosa di questo genere qua, ecco. Allora, delle tue macchine fotografiche qual è il formato più grande che allora hai? Abbiamo fatto fino al 16x20 pollici che sono 40x50 centimetri. Wow. Quindi parliamo di un formato che più o meno è 4 volte più grande di questo, mm-hmm, perché questo è un 20x25, 40x50, è sì il doppio, ma come dimensione di lastra è questa qua. Mm-hmm. Macchine veramente grandi, perché anche la macchina è 4 volte più grande, certo, di un 8x10, sì, sì, che sì, è già sì, considerata grande. Poi dopo devi trovare delle lenti che coprano quel formato. È vero. Le pellicole che vengono fatte dalla Ilford una volta l'anno, vengono fatte le campagne dove ti puoi far fare il negativo grande come vuoi, quindi su misura, ah, okay, e tutto, quindi non è una non sono prodotti che trovi facilmente, certo, o se no li utilizzano a collodio, quindi su lastra di vetro, mm-hmm, che quindi lì se la sensibilizza. Adesso per un fotografo che fa i deserti dello Utah, la Monument Valley, mi ha chiesto di fargli una macchina panoramica di 10 pollici per 24. Wow. Quindi è un 20x60 centimetri, mm-hmm, quindi una macchina speciale, customizzata, apposta per lui. Che bello, mamma mia, mi piacerebbe molto provare a scattare su grande formato. Ma devi? No, assolutamente sì, prima o poi bisognerà provare. Qui davanti abbiamo dei negativi che hai scattato tu, giusto? Sì, esatto, okay. Questi qui erano della mostra del Festival della Filosofia del 2022. Causa la mia ignoranza, vogliamo parlarne, tu scatti su negativo, che è una roba diversa da scattare su lastra, giusto? Allora, vengono comunque in gergo chiamate lastre fotografiche, okay, così come ad esempio le lastre di quando fai i raggi sono comunque lastre. Giusto. Esatto. Diciamo che questi sono negativi, mm-hmm, sì, perché non danno fuori un positivo, però sono okay, su una lastra fotografica. Okay. Poi dopo ci sono anche le lastre, ad esempio come le antiche tecniche, quelle del collodio, mm-hmm, che attualmente vengono molto utilizzate a livello mondiale, dove scatti su lastra di vetro. Okay. Quindi che è una tecnica fotografica completamente diversa, dove mm-hmm, tu hai la lastra di vetro, devi andare a versare il collodio come su tutta la superficie del vetro, la lastra deve essere immersa nell'argento nitrato per essere sensibilizzata, mm-hmm, e poi dopo da lì si mette all'interno dello chassis che si va ad inserire nella macchina fotografica, che è già settato con l'inquadratura, la messa a fuoco, tutto pronto per essere utilizzato, perché poi deve essere sviluppato istantaneamente il collodio, okay, umido. E questa è una pellicola Portra 400, quindi pellicola a colori. Che bello. Era una serie su tutti i graffiti presenti a Modena, diciamo street photography fatta in 8x10. Poi sono bellissimi da vedere. Da questi negativi sono state fatte le prove a contatto delle stampe, che sono queste qua. I colori anche, mamma mia. E poi dopo è stato ovviamente digitalizzato il negativo per fare supporti fotografici in stampe molto più grandi. Sì, ecco, sì, sì, l'8x10, perché secondo me è quello che come l'ho appena descritto, sì, è il formato principe della fotografia. Okay. Ecco, è quello che dà la massima precisione, tridimensionalità, profondità di campo, risoluzione, con comunque un prodotto ancora trasportabile senza andare su formati ancora più grandi, mm-hmm, e perché la risoluzione e quello che dicevo prima, la tridimensionalità, non è equiparabile con nessun altro sistema, e quindi se devo fotografare io fotografo in 8x10 sempre e comunque, cioè qualsiasi tipo di ritratto. Mi è capitato anche di fare un matrimonio, mm-hmm, in 8x10 l'ho fatto. Ah, beh, sarebbe quindi l'uscita degli sposi dalla chiesa gliel'ho fatta con l'8x10. Prima hai
hai parlato di digitalizzazione di questi negativi. Sì. Si possono quindi digitalizzare? Sì, assolutamente. Come si digitalizzano? Esistono macchine apposta oppure usi? Ci sono degli scanner a tamburo. Ok. Che sono, mm-hmm, diciamo, la soluzione massima. Mm-hmm. Poi dopo con degli scanner piani. Oh, ah sì? Sì? E non esce una schifezza? No, ovviamente hai tutti i puntini dopo da andare a tirar via, perché per quanto tu lo pulisca comunque, okay, qualche puntino di polvere c'è, mm-hmm, sempre ovviamente. Oppure ultimamente viene utilizzata la fotografia retroilluminata, quindi utilizzare una macchina magari medio formato digitale per, okay, fare la fotografia al negativo retroilluminato. Ok. Rispetto al grande formato, abbiamo deciso, cioè, che è uno dei, cioè, il formato migliore appunto per scattare fotografie. Ma riguardo ai tuoi clienti, loro comprano le tue macchine per avere l'oggetto, perché magari sono fotografi professionisti e vogliono avere l'oggetto, o perché la usano proprio spesso la macchina? No, tendenzialmente vengono utilizzate. Okay. È stato rarissimo che venissero comprate delle macchine da usare come esposizione. Ecco, tendenzialmente, okay, vengono tutte quante utilizzate, sono fotografi proprio professionisti che vanno in giro per tutto il mondo, come dicevo prima, dall'Himalaya, uh-huh, al deserto, a fare fotografie di tribù come il grandissimo Jimmy Nelson, certo, che utilizza assolutamente solo un sistema fotografico del genere attualmente, okay, oppure tantissimi altri fotografi che proprio ci fanno il giro di tutti i canyon americani, uh-huh, nel deserto dello Utah, nella Monument Valley, per fare foto assolutamente col banco ottico. Ok. Quindi sì, sono sistemi che vengono utilizzati, non sono solo un feticismo dell'aver l'oggetto, certo, ma l'unione dell'avere una cosa particolare made in Italy con anche la propria ricerca fotografica, mm-hmm, ed utilizzo fotografico. Quali sono i progetti, alcuni dei progetti più fighi, più grossi, più pazzi in cui le tue macchine fotografiche sono state coinvolte? Beh, questo di Jimmy Nelson è sicuramente uno dei più, okay, interessanti, ecco, mm-hmm, perché andare alla ricerca di tutte queste tribù a livello mondiale, spiegargli di fargli un ritratto, glielo devi comunque saper, certo, spiegare, vivere come loro, vivere con loro per svariati giorni, settimane, e poi dopo fare tutta la serie di ritratti in 8x10, dove appunto tu non sai il risultato ancora com'è, e solo, certo, quando ritorni poi nel tuo studio e sviluppi tutti i centinaia di negativi che hai fatto in quel frangente, vedi il risultato, quindi capisci che la macchina, il sistema, macchina fotografica, chassis, obiettivo, deve tutto funzionare, deve perfettamente tutto funzionare. Certo. Perché sennò lì il lavoro non lo porti a casa. Mm-mm-mm. Ecco. E quindi lui sull'Himalaya si è portato con lo suo zainetto un banco ottico. Sì, esatto. E si è messo il suo cavalletto, certo, i suoi 10, certo, chassis, perché considera che in uno chassis stanno due negativi. Ok. Quindi, certo, se vuoi fare 20 foto, al netto che li puoi scaricare, se hai una tenda oscura, mm-hmm, puoi scaricare e ricaricare i negativi, ma se tu sei durante un'escursione e vuoi fare 20 foto, devi avere almeno 10 chassis. Se vuoi, certo, fare 40 foto, devi avere 20 chassis. Mamma mia. Quindi da portarsi indietro, ovviamente, di equipaggiamento ce n'è. Che matto, ok. Perché un fotografo a un certo punto della sua carriera decide di cominciare, di scattare al grande formato? È per un po' per quello che ti dicevo, cioè quando vai sotto al telo ci sei tu, la tua macchina fotografica e le tue idee. E lì c'è tutto un aspetto anche proprio filosofico, al di là della qualità del supporto, della risoluzione, della tridimensionalità di campo, tutto quello che abbiamo detto, c'è proprio un aspetto interiore filosofico, che c'è una connessione fra te, la tua macchina e il tuo soggetto. E lì sotto ci siete solo voi a vederlo, quindi si crea un rapporto di intimità, mm-hmm, fra te e la tua macchina fotografica, dove riesci veramente a comprendere che cosa vuoi fotografare, il motivo e tutto quanto. Questo è bellissimo. Ti isoli dal mondo, sì, circostante, e ci sei tu che fai la tua inquadratura con, certo, i tuoi ritmi, i tuoi tempi. No, è proprio bello, perché effettivamente nel lavoro del fotografo c'è sicuramente la volontà di arrivare al risultato, di avere la fotografia, però c'è sempre un bisogno anche di trovare una connessione con la propria fotografia. Esattamente. Perché se non c'è quella connessione, forse non ha neppure senso le foto che stai facendo. Che secondo me attualmente si è persa, del motivo per cui comunque in tanti a livello mondiale utilizzano questi sistemi e queste macchine fotografiche. È un ritorno alle origini del mestiere del fotografo. Che cosa vuol dire fare fotografia? Esatto. Quindi ritrarre proprio con la luce. Ma allora, i tempi di ripresa proprio, in termini di tempistiche, quanto ci vuole per fare una foto, sicuramente non è come una macchina digitale. Indubbiamente, ma non deve neanche assolutamente, lungi dall'esserlo. No, non vuoi neppure che lo sia. Non vuoi neppure che lo sia. Come dicevamo,
ti prendi i tuoi tempi, però la fase di ripresa in sé, dal momento che tu hai fatto l'inquadratura, che comunque hai preso fuori la macchina, l'hai messa sul cavalletto, hai controllato le esposizioni, fatto le tue copie tempi diaframmi, hai fatto la tua inquadratura, la tua messa a fuoco, ovviamente il tempo del click è lo stesso che ci può essere con una macchina fotografica. Tutto questo settaggio, e dipende anche molto da quello che uno vuole, al di là della bravura, anche proprio da quello che uno ricerca, quindi stai facendo foto naturalistiche, quindi stai cogliendo l'attimo, che però quello lì ce l'hai anche se vuoi con un qualsiasi altro sistema. È un sistema più lungo, ma che non ti richiede ore di preparazione. Okay. Comunque si parla di minuti, ecco, non si parla di ore di tempistica. Beh, beh. E ci sono generi fotografici con cui proprio è impossibile scattare sul banco ottico? Allora, impossibile, secondo me non c'è nulla. Sicuramente un genere molto difficile, però c'è qualche fotografo pazzesco che è riuscito a farlo, ad esempio le gare di Formula 1. Esatto, stavo pensando esattamente. Gare sportive, Formula 1, è riuscita a fare tutto, la foto, io mi ricordo di Hamilton, in curva Monte Carlo, dove aveva perfettamente il casco a fuoco con la macchina leggermente mossa, perché qua abbiamo un tempo di scatto il più veloce possibile, sull'8x10 siamo a un 125esimo. Quindi comunque una macchina che va ai 200 all'ora non la becchi ferma. Esatto. Però c'era il casco perfettamente a fuoco, quindi lui si era messo lì, aveva fatto una pre-inquadratura di dove sarebbe passata diciamo l'automobile, la macchina. Aveva prefatto ovviamente tutta l'esposizione, si era già calcolato tutto, aveva inserito il suo chassis. Al giro dopo, quando sono passati, ha fatto il click. E lì io ho visto le immagini bellissime, come ho anche dei clienti che fanno le fotografie agli atleti delle Olimpiadi. Di impossibile secondo me non c'è nulla, è chiaramente che ci sono delle cose, cioè il ritratto è perfetto, certo. Il ritratto ambientato, il ritratto in studio, sì. Il paesaggio ovviamente perfetto, l'architettura perfetta, le fotografie in movimento sono quelle che rendono più complesso il procedimento, però non impossibile. Forse fotografia naturalistica proprio agli animali selvatici. Forse sì, chiaramente quello lì è veramente difficile, perché dovresti cogliere l'attimo, è una situazione quasi impossibile quella. Anche un po' culo. Sì. Diciamo che come ho un progetto in mente veramente spaziale nel vero senso della parola, perché vorrei lanciare una macchina su nello spazio, al limite dell'atmosfera. Con i palloni, e nel mentre che su far fare lo scatto alla curvatura della Terra, e sarebbe la prima foto al mondo in 8x10 dall'atmosfera. E poi dopo questa macchina precipita, cade giù, si apre il paracadute e vai a recuperare lo chassis, sviluppare. Pazzesco! E sperare che tutto sia andato bene. Wow! A proposito di temperature, là ci sono più o meno 75 gradi, quindi c'è tutto da considerare, quello, la macchina che va su, che non faccia condensa sulla pellicola, nella lente, poi un servo attuatore per andare a fare lo scatto, ovviamente tu da giù hai preimpostato tutta la messa a fuoco ad infinito e tutto quanto, e quando, grazie a una webcam, quando tu vedi che la macchina è ruotata nella posizione giusta che inquadra la terra, dare l'input al servocomando per attuare l'otturatore. Wow. E così la foto è fatta. Poi dopo, quando cade giù, precipita, se non si distrugge, si può andare a sviluppare. Si può andare a sviluppare e sperare che sia venuta questa cosa sensazionale. Volevo farti un paio di domande sul futuro di Gibellini, dove vedi la tua attività, cioè se avete dei progetti in mente. Al di là a livello tecnico, fare macchine più o meno innovative e nuovi prodotti. C'è un aspetto molto più importante che vorrei fare, che è quello di aprire un polo culturale fotografico a livello non solo nazionale ma internazionale, quindi qua nella zona di Modena, dove poter organizzare corsi, workshop, esperienze fotografiche, quindi gallerie, mostre, e dando anche la possibilità a tutti i vari clienti Gibellini magari di venire, poter pernottare lì e creare proprio questo centro fotografico, questo polo culturale. Polo culturale incentrato tutto quanto sulla fotografia. Bellissimo. Solo analogica o anche fotografia digitale? Tendenzialmente analogica, perché lo studio arriva sempre da lì. Ok, ok. Ecco. Spiegare proprio a tutti quanti che cosa voglia dire fotografia al giorno d'oggi. Dare la possibilità di avere questo polo culturale per formare la gente ad apprezzare, a comprendere meglio la fotografia, è proprio quello che vorrei, una sorta di Gibellini Academy. Bellissimo. Secondo te, da un punto di vista di tecnica, sei arrivato a un...
a un top, a un livello top, perfetto? Cioè, No, secondo te la sì. tecnica dei banchi ottici potrà mai andare oltre? O è nato Secondo così? me a livello tecnico, a parte che non ci sono mai dei fini, cioè non c'è mai una fine a livello tecnologico, questo lo vedi nelle automobili, lo vedi in qualsiasi campo, ecco, è proprio ciò che ricerca l'uomo, cioè la ricerca di spingersi sempre oltre, di cercare sempre delle soluzioni migliori, innovative in qualsiasi ambito, e non peraltro nella meccanica, nella fotografia anche. Ma secondo me a livello proprio tecnico oramai il banco ottico, lo studio del grande formato comunque è lì, è stato inventato nell'Ottocento, si è sviluppato nel Novecento e tuttora continua ad esistere, quindi oramai a livello tecnico la macchina deve fare avanti, indietro, su e giù, destra, sinistra e click, fondamentalmente. Il come tu glielo faccia fare, questo studio qua è potenzialmente infinito. Questo studio di miglioramenti o micromiglioramenti a livello meccanico, ma perché non è tanto uno studio sul banco ottico in sé, ma è quanto uno studio proprio sulla meccanica, applicazioni meccaniche su un determinato prodotto, in questo caso il grande formato. Tu sei appassionato di automobili, per Sì, caso? certo, come quasi tutti quelli a Modena. E considerando che qui a Modena abbiamo realtà come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Ok, c'era io la conoscevo, Bugatti a sì. Campo Galliano, quindi sicuramente questo indotto qua ha formato, secondo me, la mente delle persone che abitano in questa zona qua, in questa analisi, studio, design, estetica, precisione, meccanica, quindi siamo in questa terra qui, ecco, oltre che nella terra dell'aceto balsamico e dei tortellini, ecco. Ragazzi, io credo che abbiamo finito qua. Alessandro, davvero grazie di questa Grazie a intervista, voi. è stato davvero super interessante. E se voi avete qualche domanda, fatela nei commenti e riferiremo e magari riusciremo anche a creare una conversazione nei commenti, chissà, vedremo. Siete benvenuti, qualsiasi domanda. Ti trovano dove? Su internet, come fanno Su a... internet, su Instagram, su Facebook, sul sito www.gibellinicamera.com oppure se ci seguite su Instagram, Gibellini Camera. Grazie a tutti della visione, mando un bacio a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao!